A un'ora di aereo da Bogotà in direzione sud-ovest si atterra in una città chiamata Neiva, che è la capitale del departamento del Huila. Da lì si percorre una strada che è stupenda perché a sinistra e a destra è costeggiata dalle cordigliere, da queste catene montuose, e si arriva ancora più a sud in un paese che si chiama Garzón. Garzón sta diventando la capitale del caffè della Colombia. Nelle montagne attorno a Garzón ci sono i produttori di questo caffè di eccellente qualità. Grazie alla tenacia dei suoi produttori, si sono posti come primi produttori di caffè e di alta qualità. Raccogliere caffè è la cosa più dura e fastidiosa, facile finché sono qua sul piano, ma se tu provassi a staccare questi grani e anche a dovergli dire guarda raccogli solo i maturi, non è facile. Non mi è pesata lavorare nella finca perché mi dà gusto lavorare acá. La rapidità che loro hanno è impressionante, come impressionante quanto sono imbranato io. Questo da platica. 100% maturo. Il ruolo della donna è supremamente importante. È bello quando si ha a che fare con tecnici che sono donne. È bello vedere la tenacia di queste donne. L'attenzione che danno loro alla qualità è spesso superiore a quella dei colleghi maschi. Ser agronoma non è facile per me come mujer. Me siento muy orgullosa de estar haciendo trabajo de campo. Pero igual es un trabajo muy grato ir a cada finca y saber que ahí hay un cafetero que nos necesita como asistentes técnicos. Sí, el trabajo es duro para uno de mujer, siempre es pesado, tanto por las vías de acceso, son muy lejos y hay que caminar bastante, pero cuando uno llega a una finca donde se da cuenta que han tenido en cuenta lo que uno ha hecho, es muy gratificante. La felicidad es lo que se alcanza, es cuando se obtiene ya un producto final y se sabe que es como reconocido y que un cliente se toma ese café con la mayor seguridad de que ha sido procesado de la mejor manera. Gracias al café soy lo que soy hoy en día, soy agrónoma y soy realmente feliz de trabajar en esta zona y de transmitir todos mis conocimientos a los mismos